La Turchia è profondamente legata al continente europeo, alla sua geografia e alla sua storia. Un rapporto fatto di ostilità e diffidenze, ma anche di alleanze e scambi. Il paese è frutto della stratificazione di numerose civiltà, dagli Ittiti ai Romani, passando per Alessandro Magno. È sulle attuali coste turche che sorgeva la mitica Troia, cantata nei poemi di Omero, e l'attuale metropoli Istanbul è stata per 1000 anni Costantinopoli, capitale dell'Impero Romano d'Oriente. Ed è proprio con la conquista di Costantinopoli nel 1423 che si consolida l'Impero Ottomano, che dominerà per 5 secoli anche su molte aree dell'Europa orientale, lasciandovi una straordinaria eredità culturale, linguistica e religiosa. La Turchia, come la conosciamo oggi, viene fondata nel 1923, dopo la Prima Guerra Mondiale, il crollo dell'Impero Ottomano e la guerra con la Grecia. Il suo leader, Mustafa Kemal Atatürk, guida il paese attraverso una profonda modernizzazione per trasformarlo in uno Stato moderno sull'esempio dell'Europa occidentale. I legami internazionali si intensificano quando nel 1952 la Turchia diventa membro della NATO. Poi, nel 1963, inizia un graduale percorso di unione doganale con l'allora Comunità Economica Europea. L'instabilità politica, l'occupazione di Cipro nel 1974 ed il ripetersi di colpi di Stato ostacolano il processo di avvicinamento, ma nel 1987 la Turchia presenta domanda formale di adesione, acquista lo status di candidato nel 99 e avvia ufficialmente i negoziati con Bruxelles nel 2005. È anche grazie al processo di integrazione europea che negli ultimi 20 anni il Paese ha compiuto quanto mai necessari e non ancora sufficienti passi avanti circa il rispetto di diritti umani, libertà d'espressione e tutela delle minoranze. Ciò nonostante, in vari Paesi europei non si è mai sopito il dibattito su eventuali rischi che deriverebbero dall'ingresso nell'Unione di un Paese con una popolazione di 70 milioni di abitanti e a maggioranza musulmana. Oggi la Turchia, a fronte delle incertezze europee e a seguito della sua rilevante crescita economica e politica, è sempre più concentrata sul suo ruolo di potenza nel Mediterraneo orientale ed è più concreto il rischio che l'Unione Europea perda la straordinaria eredità di tradizioni e contaminazioni culturali di cui la Turchia è portatrice e con cui si rafforzerebbe il progetto di integrazione del nostro continente.